Piero Severi, siamo al giorno della prova generale, in pratica, del Saracino Poggiolino, una tradizione che tu per primo hai lottato particolarmente per riprendere. Sì, dopo gli anni 50 che si festeggiava qui fino agli anni 80, qui in piazza il Ferragosto Poggiolino, il Palio dell'Assunta, abbiamo ripreso dall'anno scorso questa tradizione che ormai si demanda da più di 100 anni. Fino dal 1897 qui in piazza veniva fatto il Ferragosto Poggiolino. Dunque è un proseguo che dall'anno precedente, l'anno scorso, abbiamo voluto fortemente per riunire un po' tutto il paese qui in questa piazza e fare socialità. Quindi ci sono dei rioni, ci dici i nomi dei rioni? Esatto. Il Saracino partecipano 6 rioni, tra cui la Chiesa, la Torre, Cade Luigi, che sono i 3 rioni storici, i cui si sono aggiunti degli anni 80 San Giuliano, le cooperative e le case nuove. Dunque si sfideranno in questa piazza il 15 di agosto contro il Buratto e il vincitore sarà premiato dal Palio dell'Assunta. Come si dice Arezzo, ha appena preso una bella giubbata d'acqua. Bella, bella, sì. Bella piena. Il gioco è proprio questo, cercare di evitare di prendere la famosa giubbata d'acqua facendo centro. Bravo, non bisognerebbe prendere l'acqua e prendere il centro. Quindi se non fosse stata una cosa simulata giusto per noi della stampa avresti fatto male. Bravo, sì, avrei sbagliato. Allora, come si dice Arezzo, ha appena preso una bella giubbata d'acqua. Direi proprio di sì, è una bella esperienza, spero che sia così e che prosegua. Una tradizione che riprende dopo essere rimasta un po' ferma, ma che era in voga tantissimo negli anni 50, 60, 70, un bel divertimento per tutto il paese. Penso proprio di sì, penso proprio di sì, per me quest'anno è la mia prima esperienza con loro e spero che duri nel tempo, grazie. Contando poco fa della storia di quello che succedeva nel Ferragosto Poggiolino e in questo Saracino Poggiolino tanti anni fa. Sì, stavo dicendo appunto che fino alla fine degli anni 50, primi anni 60, la festa del Ferragosto Poggiolino era questa manifestazione proprio della corsa del Saracino. E allora la festa veniva diciamo organizzata in 2 o 3 giorni perché era solo la realtà di questa gara, di questi 4 quartieri che si disfidavano. E praticamente si iniziava nel primo pomeriggio, ma finché uno aveva voglia e c'era acqua a disposizione c'era una corsa continua di questo tiro al bersaglio. La sera, quando finiva la manifestazione, facciamo conto che l'acqua arrivava di qui dalle Poggiola, arrivava a San Giuliano, perché la strada era tutta bagnata e scorreva l'acqua a fiumi, arrivava fino a, non dico San Giuliano, comunque una parte molto bassa del paese, perché era proprio la festa, era questa qua. E più la festa era anche, diciamo, la domenica successiva a questa competizione, era ritrovarsi di tutto il paese a Campo Maiano, su Abbattifolle, dove veniva organizzata la cena di tutti i paesani con la bistecca. Ma la bistecca 40 anni fa non era la festa che si fa la bistecca oggigiorno. Si ritrovava tutto il paese, si faceva questa cena, chiaramente damigiane di vino, e poi si concludeva tornando qui nella piazza del paese fino a che uno aveva voglia di rimanere cantando e festeggiando fino alla fine della nottata, diciamo. Siamo con il re della piazza, salvo che qui non c'è un cavallo ma c'è un carretto tirato dagli altri quartieristi. È dura, sembra facile, ma pensiamo di rivincere noi la torre come è successo negli ultimi anni. L'anno scorso hai fatto 2 centri, adesso nell'unica prova che abbiamo visto fare hai rifatto un altro centro sotto gli occhi di tutti, festanti. Ti posso dire solo che sono contentissimo. Ma veramente. Non volevi nemmeno provare per non far vedere i trucchi agli altri. È vero, non volevo far vedere il mio trucco, che ormai è una vita che tiro.